Bentornati a questa nuova puntata di Bullish TV. Come sapete, in Italia c'è un nuovo Papa, c'è un nuovo Presidente del Senato e un nuovo Presidente della Camera, per ora. Ma a progetto Bullish c'è una nuova rassegna, ovvero Buona Vision Cina, che è iniziata proprio qualche giorno fa. Allora, innanzitutto incominciamo con un pezzettino di sigla e poi, mentre Danila finisce il suo bombolone alla nocciola, cominciamo con i nostri appuntamenti. No, grazie, ne ho già mangiato uno. Beh, allora torno alla regia io. Grazie. E va bene, dopo, insomma, questo aspetto, diciamo, simpatico e culinario con Daniela Cigliola, passiamo a quello che è successo la settimana scorsa. Allora, giovedì 14 marzo c'è stata la proiezione del film Brotherhood di Nicolò Donato. Il film narra la storia d'amore che nasce tra due componenti di un gruppo di neonazisti. Un amore vissuto in segreto finché, alla fine, le regole razziste e violente del gruppo metteranno gli amanti di fronte all'inevitabile contraddizione: tradire i fratelli di ideologia o tradire l'altro e i propri sentimenti. Qualunque sia la scelta, porterà diritti alla violenza fisica o mentale. Al termine del film si è parlato di omofobia, con la testimonianza di una ragazza che ha espresso il suo parere, mentre è stato sottolineato il significato intrinseco di omosessualità proposto da un utente del progetto Bullish. La Cina invece si è spostata dalle 19. No, non è il fuso orario cinese, ma come sapete, solitamente la rassegna Buona Vision si svolge alle 17 di domenica. Invece questa volta l'abbiamo fatta alle 19 per consentire più che altro alle persone di affluire più facilmente e poi perché comunque c'era troppa luce alle 17. Quindi domenica scorsa alle 17 presso il Palazzo Galeota alle 19 si è svolto invece il primo film della rassegna Buona Vision Cina con il film Il matrimonio di Tuya. Sentiamo giusto l'intervento di Gianluca Nitti che ci ha raccontato un po' l'evento. Allora, due settimane fa terminava la rassegna dedicata alla Polonia e oggi comincia la rassegna dedicata alla Cina, l'area geograficamente e culturalmente più lontana rispetto a quelle sino ad ora trattate durante la rassegna Buona Vision. Il film di stasera si intitola Il matrimonio di Tuya, è un film che ha vinto l'Orso al Festival del Cinema di Berlino nel 2007. Tuya è una donna forte e coraggiosa che vive col marito paralizzato e i suoi due figli in una zona desertica della Mongolia. A causa delle precarie condizioni del marito, Tuya fa tutto da sola, porta al pascolo le pecore, alleva i figli, va a prendere l'acqua in un pozzo che dista 15 km dal suo villaggio, però a un certo punto è stanca di tutte le responsabilità che gravano sulle sue spalle e di comune accordo col marito decide di divorziare. Tuya pertanto va alla ricerca di un uomo che sostenga lei, i suoi figli, il pascolo, ma anche l'ex marito. I pretendenti sono numerosi perché Tuya è una donna molto avvenente, ma nessuno intende occuparsi del suo ex marito. Nessuno tranne Baulier, un ex compagno di scuola di Tuya, da sempre innamorato di lei, che ha fatto fortuna con il petrolio e che si dichiara disposto a prenderla in sposa, a portarla in città con i suoi figli e a sistemare l'ex marito in una casa di cura. In questa casa di cura però l'ex marito di Tuya soffre di nostalgia e solitudine e le cose prenderanno un'ulteriore piega diversa. Facciamo un passo indietro e andiamo a sabato 16, quando presso la biblioteca civica da Clavio le telecamere di Bullish TV hanno ripreso l'evento organizzato dall'ANFAS, ovvero un convegno sugli amministratori di sostegno. Vediamo Danila Cigliola che ha preso alcuni interventi di alcune personalità presenti sul posto. Siamo qui alla Biblioteca Comunale di Taranto, abbiamo incontrato ancora una volta la nostra amica Barbara Gambillara e oggi si tiene un convegno sull'amministratore di sostegno tra sussidiarietà familiare e solidarietà sociale. Ancora una volta non era un'accezione negativa. No. Grazie. Questo convegno è stato proposto dall'ANFAS al mio ufficio, io ho voluto patrocinarlo e sono contenta oggi di aver partecipato a questi lavori. Si parla di una figura particolare molto poco conosciuta che è l'amministratore di sostegno, che è una figura appunto ideata per sostenere le persone non più autosufficienti. È comunque un istituto giuridico più leggero rispetto alla incapacità, alla dichiarazione di incapacità del soggetto e quindi di interdizione, di fatto di interdizione.
inclusione delle persone non più autosufficienti. È un istituto abbastanza giovane che si sta diffondendo proprio perché purtroppo la nostra società avanza nell'età, col tempo, insomma, e avanzano le persone che hanno una certa età, quindi non più capaci in piena autonomia di compiere gesti quotidiani, quindi questa figura serve in qualche modo a gestire la quotidianità di queste persone. Ovviamente proposto dall'ANFAS ha visto la partecipazione di un giudice tutelare, la dottoressa De Rico, di un avvocato che ci ha spiegato appunto che tipo di funzione svolge l'amministratore di sostegno, però ci siamo dati l'impegno di continuare a diffondere questo argomento perché ce n'è bisogno, perché è ancora troppo poco conosciuto e tante persone, familiari di persone non più autosufficienti, lo stanno incontrando per determinate necessità, no? E magari non sanno poi quali sono perfettamente le funzioni di questa persona che è siccome nominata. Tu sei una consigliera di parità in gambissima e sempre operativa, ci stavi dicendo che stamattina c'è anche un'altra iniziativa che abbiamo scoperto in ritardo, che si sposa benissimo con le tematiche che affrontiamo a Buvish, al Cineforum Buvish in particolare, però diccele, almeno parlacene un po'. No, un'altra iniziativa molto interessante che mi è stata proposta da un istituto filosofico di Torino, si chiama Comuni Marziani, non a caso, comuni appunto per persone comuni, ma marziani perché forse si sentono diversi, marziani in questo senso. Parla di omosessualità, parla di affettività prevede una rappresentazione teatrale, la proiezione di un filmato e molta discussione con i giovani delle scuole. Questo spettacolo sta girando l'Italia e qui in Puglia in questi giorni. E mi è stato anche in questo caso, sono stata individuata come possibile responsabile di ufficio che può patrocinare l'iniziativa, l'ho fatto molto volentieri, credo che sia una cosa innovativa, a me dispiace, ci sto andando in questo momento, quindi magari mi sono persa le prime battute, sono molto dispiaciuta, purtroppo convergevano le date e gli orari delle due iniziative. Spero e mi auguro che ci saranno altre occasioni per parlare di omosessualità, per parlare di diversità, tra virgolette. Proprio come ufficio della consigliera di parità, penso che sia sbagliato usare questo termine diversità, che però spesso è sentita dai giovani, dai ragazzi che non si identificano negli altri, quando appunto non si identificano negli altri e negli altri appartenenti allo stesso genere. Noi tentiamo di accompagnare anche i ragazzi in questo percorso perché crediamo che nessuno debba sentirsi solo e diverso. E tutto questo al Teatro Tatà, al Rione Tamburi. Qui con me c'è Fabiana Caffio, psicologa dell'associazione ANFAS. Cosa ci racconta dal suo punto di vista rispetto alla mattinata di oggi? Allora, questa iniziativa ci tengo intanto a sottolineare che nasce proprio dal bisogno di offrire delle risposte ai familiari. Risposte su cosa? In merito a tutte le misure di protezione a tutela delle persone disabili che il nostro ordinamento giuridico prevede. Quindi si vuol far chiarezza soprattutto sulla figura dell'amministratore di sostegno e quindi vedere le differenze che esistono tra i vari istituti giuridici come amministratore di sostegno, la figura del curatore, la figura del tutore. Intanto l'amministratore di sostegno chi è? Questo è l'argomento che oggi sarà affrontato. È un istituto giuridico attraverso cui quindi il giudice tutelare può nominare una figura da affiancare ad una persona in difficoltà, in questo caso ad una persona appunto che presenta una disabilità, al fine di poter tutelare quelli che sono i propri interessi, gli interessi quindi parliamo patrimoniali e gli interessi personali. In questa giornata abbiamo invitato delle persone che si occupano, che operano proprio in questo campo e che sono appunto la dottoressa De Rico, che è giudice tutelare, l'avvocato Fabrizio Serrano, e poi il professor Bruno Tripaldelli, che è un neuropsichiatra. Per avere informazioni rispetto a questa possibilità di accesso, per avere insomma, l'accesso a questo genere di sostegno e anche capire
quali caratteristiche bisogna avere per accedere a questo tipo di sostegno? C'è un sito piuttosto che un... Allora, questo ancora non abbiamo pensato. Ovviamente in merito, diciamo, a queste forme, a queste misure, comunque si può occupare talvolta il patronato, per esempio, no? Dove viene prevista la figura dell'avvocato, oppure ci sono i servizi sociali, nella figura degli assistenti sociali, oppure attraverso appunto il mondo proprio delle associazioni, talvolta si possono anche avere delle informazioni. Anche attraverso il forum delle associazioni delle famiglie, del forum delle associazioni, partner di questo evento. Esattamente, i promotori di questo evento sono appunto l'associazione ANFAS, che si occupa, che opera nell'ambito della disabilità, quindi sostenendo sia le persone con disabilità attraverso magari anche assistenza domiciliare, attraverso comunque attività di accoglienza, e poi si occupa soprattutto anche dei familiari, cioè di sostenere, di supportare comunque i familiari delle persone con disabilità. Passiamo invece adesso ai prossimi appuntamenti. È giovedì 21, la rassegna Quella Diversa si propone il film Gloss Cambiare Si Può, un film italiano di Valentina Brandolini che racconta la storia di Alex, una ragazza trans che cerca la sua identità. Anche per questa volta è tutto, vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, naturalmente sul nostro sito internet, se volete iscriverci, info@buvish.it. A presto e alla prossima puntata.